Ciao, ci troviamo qui in Alto Adriatico, siamo in fase di pesca al drifting al tonno che finalmente dopo anni e anni di severe normative in merito alla pesca professionale, ciò ha portato a una condizione di pesca come non si vedevano da anni, dove la possibilità di poter catturare e avere la possibilità di combattere con questi pesci è diventata veramente alta. E non a caso anche per questa disciplina l'INEF si vuole distinguere per poter offrire un rapporto qualità-prezzo del prodotto estremamente interessante. In primis sicuramente l'utilizzo di fili di nylon estremamente tecnici, fili di ingegneria giapponese, come in questo caso noi abbiamo usato il Take e il Big Game. Abbiamo utilizzato un 50 libbre e un 80 libbre, imbobinati su mulinelli a tamburo rotante per circa un 500-600 metri. Oggi abbiamo utilizzato lo Shock Leader, fluorocarbon di altissima gamma, 100% fluorocarbon, e abbiamo utilizzato dei finali da 50, 60 e 80 libbre. La possibilità e la scelta che l'INEF dà sull'utilizzo degli ami è svariata. Possiamo utilizzare ami Circle, che sono in assoluto uno dei prodotti più utilizzati per la pesca al tonno, perché fa sì che l'amo sia autoferrante, per cui nel momento della sfilata il tonno può essere lamato. I finali possono essere sviluppati in due modi: o legati con una serie di nodi particolarmente indicati per questa pesca, altrimenti utilizzando una pinza e i nottolini. Questa è la nuova Carborex Boat 50 libbre, canna in alto modulo di carbonio, montata con passanti studiati apposta anche per l'utilizzo non solo del nylon ma, come vediamo, del Dyneema. Abbiamo deciso di fare una accoppiata particolare. Stiamo utilizzando una Power Jig e il nostro Banax Extreme 5000. Perché la scelta su questo tipo di prodotto che nasce per fare, come dice la parola stessa, il vertical jigging? Perché abbiamo optato per lasciare un'esca, una sarda in questo caso, priva di qualsiasi zavorra, per cui l'utilizzo di un mulinello a tamburo fisso ti permette di recuperare o lasciare la lenza in modo decisamente più veloce e comodo. Diciamo che il mulinello è un mulinello di top di gamma, un mulinello che è nato e concepito per sopportare le pesche più estreme, quale il jigging piuttosto che lo spinning. Mulinello che abbiamo già testato diverse volte. La sua grande forza è la capacità di poter chiudere la frizione fino a 25 kg. Impugnatura in evo per far sì che il grip e la tenuta in fase di combattimento sia assoluta. La grande forza di questo mulinello è che chiude fino a 25 kg, per cui ha una forza immensa per far sì di poter combattere qualsiasi tipo di pesce, qualsiasi tipo di preda. Sì, indubbiamente le possibilità di variare gli inneschi sono veramente ampie e lasciano comunque spazio anche alla nostra fantasia. Ad esempio, quando il nostro ferro è grande, è una misura grande, soprattutto rispetto alle sardine che stiamo utilizzando, allora possiamo variare l'innesco e possiamo posizionare due sardine in questo modo. Iniziamo con la prima. Facciamo passare l'amo e lo mettiamo in tenuta sulla spina dorsale del pesce. Prima di posizionare, di rinfilare l'amo, inseriamo un'altra sardina e poi andiamo a inserire l'amo all'interno della prima sardina. Ecco qua, questo è un innesco particolare, un innesco ghiotto che alcune volte riesce a darci dei buoni risultati, soprattutto con pesci svogliati, con pesci apatici. Ovviamente in questi casi l'utilizzo di un buon filo elastico non dobbiamo mai dimenticarlo.
L'avevamo già vista, Nicola, l'avevamo vista sì, sulla scia. Sì, era un po' che ci stava girando attorno, come si suol dire, pezzatura di... insomma. Bene ragazzi, il problema con questi pesci che assolutamente noi vogliamo rilasciare è proprio nel rilascio, perché questi pesci posseggono un aculeo importante. Allora, se vogliamo, in questo caso ha mangiato su una mosircola e quindi ovviamente ce l'ha posizionato al lato della bocca. Aspettiamo che il pesce si stanchi veramente, perché vogliamo rilasciarlo nel migliore dei modi, non con un 12-0 come fardello. No! Oh, via! Eccola qua! Eccola qua, andata. Ovviamente ci vuole attenzione nell'effettuare queste operazioni di slamatura, perché come abbiamo detto ci può fare molto molto male. Molto male. Ecco qua, comunque la mosircola si è dimostrato anche nei confronti di un pesce come questo comunque assolutamente ecologico, un amo in grado comunque di essere levato, rimosso dall'apparato boccale del pesce senza nuocere assolutamente. Sì, beh, la pesca al tonno, come abbiamo avuto modo di dire più volte, non è uno scherzo. L'attrezzatura che utilizzeremo, qualora riusciamo ad entrare in contatto con questo pesce, sicuramente verrà messa alla frusta, verrà messa alla prova. E pertanto è necessario che l'attrezzatura sia adeguata. Vediamo allora le novità in casa Linea F, proprio dedicate a questa pesca, alla pesca del grande tonno rosso. Bunieli rotanti, in questo caso è una nuova versione del CAM, bunello migliorato, già valido ma assolutamente reso ancora più idoneo per praticare queste tecniche di pesca. In questo caso ho scelto un 30 largo, doppia velocità, un bunello comunque che ci consente di imbobinare circa 500 metri di monofilo da 50 libbre. Ovviamente ci troviamo di fronte a un bunello dotato di freno a leva. Il secondo bunello che testeremo è il Trolling Advanced, un mulinello realizzato in grafite, piuttosto leggero, un mulinello adatto sì per la pesca al tonno, in questa misura ancora una volta è un 30 largo, ma sicuramente nelle misure nei libraggi inferiori adatto a tecniche di pesca quale la traina con il vivo o la traina costiera. E poi un mulinello a bobina fissa. Sicuramente non è nel nostro DNA di pescatori italiani, non è una nostra consuetudine. Dedichiamo alla pesca al tonno i bunieli rotanti, e questo è assolutamente corretto ed è assolutamente giusto. Però quando noi ci troviamo in condizioni particolari, quando abbiamo i tonni sotto la barca, beh, allora la possibilità di avere un mulinello a bobina fissa, ovviamente un mulinello in grado di poter gestire combattimenti che possono risultare sicuramente assolutamente stressanti per l'attrezzatura. Bene, quando noi ci troviamo con i tonni sotto la barca possiamo praticare una tecnica di pesca molto dinamica, in grado di regalarci soddisfazioni incredibili ed a volte di regalarci i tonni più grandi. La pesca, in inglese questa pesca viene definita switch and bite, vedi il pesce e gli lanci la tua esca. Per fare questo però non è possibile eseguirlo, questa manovra, con i rotanti, allora dobbiamo farlo con i munielli a bobina fissa. In bobina un buon 50 libbre, una treccia da 50 libbre, un buono shock, 10-12 metri e tutto qua. In questo caso, se avremo la fortuna di impattare in uno di questi grandi pesci, beh, sicuramente avremo modo di divertirci molto. Allora le canne che porteremo con noi in questa battuta di pesca. Giulio, le Carborex sicuramente spero che avremo l'opportunità di testarle.
Queste sono un nuovo prodotto messo a disposizione dalla linea S, innesto spigot per consentirci un trasporto e un ingombro ridotto, la possibilità di inserirle anche nel gavone magari della nostra imbarcazione. Due le versioni, una caducolata, adatta ovviamente a mulinelli a bobina rotante, e l'altra invece montata con anelli a doppio ponte, dedicata proprio allo switch and bite, cioè a chi vuole praticare, chi vuole tentare la tecnica di cattura del tonno a vista, con il pesce sotto la barca. In questo caso un'anellatura piuttosto raccolta, con anelli di diametro esiguo, sicuramente aiuterà nel combattimento, se ne avremo la possibilità di testarla. Poi le grandi classiche, la Yellow Fintuna. Una novità di questa canna, che comunque già da parecchio tempo è in catalogo, è l'anellatura. Questa volta l'anellatura prevista è in Fuji. La RS Stand Up, questa è una canna piuttosto eclettica, che ci consente di essere utilizzata anche con il Monel, molto progressiva, comunque con una riserva di potenza tale da poterci sicuramente far gestire anche la cattura di un tonno rosso. L'attrezzatura è qua, la barca è pronta, che dici? Ci proviamo? Sì. Andiamo.